Buongiorno all'onorevole senatore Maurizio Gasparri, bentornato a Klaus Condicio. Allora, intanto vabbè, giustizia e sicuramente anche perché lei ha fatto un intervento questa mattina sulle agenzie, e, che sta succedendo? Cos'è questo caos? Mi riferisco al Consiglio Superiore della Magistratura, insomma tutti i dossier aperti. Il caos è legato ai quorum alti. Per eleggere un membro del Consiglio Superiore ci vogliono circa 500 voti, per eleggere un giudice della Corte 570. È sempre difficile sommare i voti di parti avverse. Poi se ci si aggiunge la lotta all'interno dei partiti, questi numeri ballano. Forza Italia certamente ha registrato una sua forte tensione interna, però il Partito Democratico non ha portato i suoi voti, perché nel CSM, dove Forza Italia ha dato un'indicazione, non sono stati eletti i nostri membri, ma sono stati eletti quelli del Partito Democratico. Vuol dire che una parte dei nostri parlamentari hanno rispettato il patto, mentre in larga parte il Partito Democratico lo ha disatteso. Chi ha più voti in Parlamento, e in questa legislatura il PD, ha l'onere di garantire il maggiore consenso alla parte avversa, se no al quorum così alto chi ha meno seggi non ci arriva mai. Lo dico perché quando sono stato capogruppo con la maggioranza del centrodestra, ricordo che anche il capo dello Stato, Napolitano, chiamava per dire: mi raccomando, votate quello dell'altra parte. C'è insomma una regia che in questo caso mi pare sia più debole. Non so se Napolitano ha invitato il PD a rispettare gli accordi, come invitava me giustamente a rispettarli. Senta, quindi cosa succede con Violante, con i candidati, secondo lei? Che il Partito Democratico ci deve garantire lunedì, e ci deve convincere, non solo con le parole, che voterà i nostri candidati al Consiglio Superiore della Magistratura e alla Corte Costituzionale. Se no, io a scatola chiusa, non dico Violante, ma chiunque venga proposto dal PD alla Corte, non solo non lo voto, ma inviterò a non votare il candidato del PD, perché se no noi potremmo avere questa situazione. La maggioranza ha già eletto praticamente i suoi membri del CSM con le votazioni dei giorni scorsi, grazie anche alla nostra collaborazione. Sì. Ammettiamo che elegga anche Violante o Mario Rossi o Giovanni Verdi alla Corte, e tutti quelli che invece devono rappresentare le attuali minoranze, cioè noi, non sarebbero eletti. O ci sono garanzie, o lunedì, lo dirò pubblicamente, non si vota alla Corte il candidato del PD. Quali sono le garanzie? Le ho detto che a me, quando ero capogruppo ed ero in maggioranza, mi chiamava il Presidente della Repubblica per chiedermi un impegno, e non si può prendere in giro il Presidente della Repubblica. E noi difatti eleggemmo con i nostri voti l'attuale giudice della Corte, Mattarella. Perché il PD non deve fare la stessa cosa e per il CSM e per la Corte? Garanzie, niente voti. Senta, veniamo invece al governo. Primi sondaggi di difficoltà, e arriva l'autunno caldo, si va a votare, non si va a votare, l'anno prossimo che succede? Credo che Renzi imparerà che è più facile fare promesse che governare paesi. Finora ha fatto il sindaco di una città bella, importante, una capitale culturale, ma una realtà con un numero di abitanti limitato, insomma, tra l'altro con molte discussioni sui veri risultati del suo ruolo. Governare una nazione è un'altra cosa. Credo che Renzi non rispetterà, come non sta rispettando, una serie di impegni. Le forze di polizia sono addirittura loro pure in subbuglio e minacciano scioperi. Lunedì Silvio Berlusconi incontrerà i coceri, i sindacati delle forze di polizia. Noi chiediamo al governo di incontrarli e di stanziare dei fondi. Può darsi che Renzi, sommerso dalle delusioni e dalle preoccupazioni, possa accorciare i tempi della legislatura, ma ci vuole una legge elettorale per andare a votare, e la legge elettorale la deve concordare. Quindi credo che ci siano ancora da sciogliere i veri nodi, però bisogna stare pronti. In politica bisogna sempre stare, come dire, pronti a qualsiasi evenienza.
Senta, Francesca Pascale ha reiterato il suo impegno per il mondo gay e per i diritti civili, e quindi non fa marcia indietro, anzi va avanti nel suo impegno. Potrebbe governare la Campania? Ma guardi, non ho sentito la seconda parte della domanda. Vuole governare la Campania? No, potrebbe secondo lei puntare alle elezioni in Campania, la dottoressa Pascale? No, non credo, non lo so. Poi quando si vuole candidare lo dice, ognuno si può cimentare, non mi risulta, però non ho alcuna notizia in materia. Per quanto riguarda le questioni dei diritti, ribadisco le mie posizioni, non intendo negare i diritti a nessuno, ma resto contrario ai matrimoni gay e alle adozioni da parte di coppie gay. Ma per quanto riguarda i diritti, è un concetto abbastanza indefinito. Io ritengo che molti diritti siano già ampiamente garantiti. Sulle altre questioni la penso come la pensa anche Berlusconi, perché ne abbiamo parlato più volte, anche lui è contrario a matrimoni e adozioni. I diritti. Però Francesca Pascale ha più argomenti di lei per fare cambiare idea a Berlusconi, abbia pazienza. Però discussione politica nella quale ciascuno ha diritto di esprimere. Le donne sono più potenti, dai, no? Si sa. A meno che lei non voglia sedurre Berlusconi, ma dubito, insomma. Dubito. No, io dobbiamo mantenere questo dibattito sul piano politico, serio, delle norme, dei diritti, poi quelli che sono i rapporti personali, le possibilità di influenza, ovviamente in questo sono più debole, ma io mi accontento della discussione sul fronte politico. Sì, va bene, però quindi lei dice quindi andrete alla conta sulle unioni gay o non sarà neanche necessario? Ma guardi, si dovrà discutere questo tema perché in Parlamento, come lei sa, ci sono delle proposte, c'è al Senato una discussione in programma, in commissione, io le ribadisco qual è la posizione che io rappresenterò e finora mi pare che nel mio partito questa sia stata la posizione prevalente. Adozioni e al matrimonio, poi sui diritti c'è una discussione ampia, libera. Io resto molto legato a posizioni conservatrici su questo tema, ma ci sarà in Parlamento il confronto che ci dovrà essere. Io non credo che si debba andare oltre determinati limiti e comunque non cambierò le mie posizioni. Però va bene, va bene. Senta onorevole Gaspari, noi abbiamo lanciato un sondaggio tra 500 donne, le quali hanno dichiarato di votare ritenere più credibile, più politicamente, una donna meno bella rispetto a una donna molto bella. Condivide? Le donne belle sono oggetto di invidia da parte delle altre donne, quindi è chiaro che una donna bella incontra a volte più ostacoli, avere i vantaggi della bellezza, ma a volte anche le gelosie che ne nascono. Poi la bravura comunque poi si afferma nei tempi medi, sia se si è belli sia se non si è belli, perché poi nella politica, nelle attività di lavoro poi contano le qualità. Il dato estetico può aiutare, ma non è risolutivo e a volte può essere addirittura un ostacolo per una valutazione troppo legata agli aspetti sessisti, oppure appunto alle gelosie che soprattutto dalle donne sono un caso, le donne sono la maggioranza della popolazione, la fortuna di noi uomini è che non si coagulino e anche alle elezioni difficilmente si sostengano le une con le altre, se no non saremmo stati già. Quindi lei dice, lei dice la fortuna degli uomini è la gelosia tra le donne. Certo, questo è vero. E lei dice è sbagliato, però capisce gli esiti di questo sondaggio e capisce. Sì, beh, è chiaro, ma il meccanismo della gelosia è dell'invidia, insomma, no? La donna bella è ammirata dagli uomini e come. Però il risultato è che sulle donne. Occhi di braccia dalle donne che vorrebbero essere belle quanto la bella è invidiata. Però il risultato su questo campione di donne è che la donna meno bella risulta politicamente nell'immediato più credibile, questo è il risultato. Perché è un po' il pregiudizio, invece ci può essere una donna brava e bella, brutta e brava, oppure brutta e incapace, voglio dire, è un po' come se non c'è uno schema fisso, ma è che il dato estetico garantisca o impedisca.
lei dice il dato è reale, ma è sbagliato questa cosa, bisogna, non è vero? Ho sintetizzato bene, cioè, dottor Gaspari, il dato, questo dato, lo capisce, ma non lo condivide, giusto? Lo capisco perché è frutto appunto dell'invidia nei confronti della bellezza, ma non vuol dire affatto, non è vero. Purtroppo quindi la donna meno bella presso le altre donne risulta politicamente più d'appeal, ho sintetizzato bene? Perché meno invidiata. Quindi ho sentito... Cioè, la donna si fida più della donna brutta perché non la vede come una che la surclassi, che la oscuri, che venga ammirata più di lei, penso che sia questa. Ovviamente lei non la condivide, però capisce il dato. No, perché ho visto donne belle, bravissime donne belle, capacissime, uomini brutti, geniali, uomini belli, imbecilli. Voglio dire, non c'è nessun codice fisso né sessuale né di meritocrazia commesso alla bellezza e alla bruttezza. Senta, per chiudere, si vota in Scozia, che lei con chi sta? Lei? Si vota in Scozia giovedì, lei con chi sta? Con gli scozzesi, con i separatisti o con gli altri? No, io sono contro le secessioni, insomma, capisco la tradizione scozzese, ma sarei, perché il Regno Unito rimane il Regno Unito. Però Sean Connery è per il separatismo. Sì, sono un ammiratore di Sean Connery, come tutti, è un bravo attore, ma non è che le valutazioni sulla storia, sulla politica, ci fanno perché Sean Connery. Allora che facciamo? In Italia chiediamo, un tempo si sarebbe chiesto se sia l'ora, adesso chiediamo cosa si deve fare. Qual è la sì, insomma, Favino. Quindi credo che la Scozia abbia una forte tensione autonomista, ma il Regno Unito è un pezzo di... C'era addirittura Coco un'altra volta, credo che poi la regina anziana non merita questo brutto colpo verso la fine del suo regno. Chiudo con questa cosa, l'Istat ingloberà il prodotto interno lordo della droga, lei sulla droga devo dire che è stato uno dei politici più lineari in assoluto che abbiamo avuto, no? Sulla lotta contro la droga, questa cosa provoca Gaspari? Questa cosa è un'abiezione, è uno schifo, io ho ribattezzato come altre persone il PIL, prodotto interno lordo, un prodotto interno fluido, non si può considerare nella ricchezza dei paesi, però la prostituzione, questa è una legittimazione del crimine, è una decisione vergognosa, chi ha preso questa decisione andrebbe preso prima a calci e poi andrebbe arrestato. Ma cosa si può fare, dottor Gaspari, concretamente per chiudere, per evitare questo? La sento male. Che cosa si può fare per evitare questo, al di là degli slogan? Bisognerebbe contestare le fonti di diritto che sono però all'estero, perché è stata Eurostat a prendere questa decisione. E allora, scusi, perché non fa una causa come Forza Italia Eurostat? Ma io prenderò l'iniziativa, stiamo già studiando. Vabbè, ma allora ci annunci una causa, poi si vedrà, no? E dico che noi prenderemo l'iniziativa per contestare, io prenderò, anzi, ecco, parlo al singolare. Farò causa all'Eurostat, dai, facciamo un titolo. No, causa, contesteremo, adesso dobbiamo studiare quali sono i modi correnti per non fare una cosa che sembri demenziale. Ho affidato a un gruppo di miei amici e collaboratori esperti di diritto, uno studio, come contestare la procedura di decisioni di Eurostat. Ma lei esclude azioni legali? Esclude azioni legali? Non le escludo perché legittimare il crimine è una cosa okay. Consiglierei intanto una delizia psichiatrica per chi l'ha fatta, per questo sicuramente, quindi non perché la consiglia ai parenti. Per quanto riguarda l'aspetto giuridico, stiamo vedendo come io sto vedendo, come di cui anche. Va bene. Va bene, onorevole Gaspari, in bocca al lupo, un buon weekend e grazie per la disponibilità. Grazie.